Salve, ben ritrovati amici e non di Odello Zoo di Football. Come vedete in tutte le copertine, link nelle mie info, scorrete, trovate, ripeto, il link per iscrivervi al gruppo Facebook, non mi arrenderò mai a dirvelo. Quindi io ho detto una cazzata, non è la 3.6.1, dove cazzo l'ho detto? Da dove mi viene? Questa è la 3.6.0, avrò detto una cazzata ragazzi. Credo, perché in effetti non si può vedere che versione è, c'è scritto 3.6.0. Comunque, raga, ben ritrovati. Non registro da venerdì, come avete ben sentito nel video di sabato che è stato registrato venerdì. A fine video mi sentivo un po' male. In effetti, ci siamo fatti una bella prima, io tra sabato sera e la notte, e poi mia moglie tra sabato mattina e tutto sabato non è stata bene, niente, qualche virus intestinale ci siamo beccati, sempre tramite la mia principessina. Allora, ragazzi, non ho giocato per 2 giorni, ieri, e poi volevo ragazzi ufficializzare che molto probabilmente le live saranno più difficili farle, perché come ben vi ho detto, vi ho sempre detto, in presenza del generale, della mia bambina, io non gioco e soprattutto non registro. Oppure potrei giocare se la bambina sta dormendo, cosa che ho fatto ieri. Non accendevo la play da 2 giorni, mi sono fatto qualche evento offline, offline ovviamente con simulato. No, ieri online ho giocato. E qualche partita in divisione, come vedete c'è un bel po' da prendere. Comunque, oggi c'è l'aggiornamento. Saluto tutti e non saluto nessuno. Ho acceso la play solo per fare l'accesso e il calcio di rigore, poi ho spento. Ieri ho approfittato a fare qualche partita, che la bambina si è fatta un bel paio d'ore di sonno, perché mai giocare davanti alla bambina. Vedete, ragazzi? Ho calciato il rigore senza tener premuto il quadrato, perché stavo parlando come il coglione, e ho sbagliato. E ho sbagliato. E mi sono preso in culo. Scusate. Mannaggia a me che ho dimenticato di tenere premuto il quadrato. Vabbè. Vi ho raccontato un po' i cazzi, ragazzi. Ora, vediamo un po' qua. Oggi lavoro di cioè, sta settimana lavoro di pomeriggio, quindi se la bambina è tutta apposta all'asilo, posso approfittare prima e dopo i servizi mattutinieri di accendere, giocare e registrare. Poi della settimana prossima sarà anche un po' difficile, soprattutto registrare, ragazzi. Vedremo come fa, ragazzi. Adesso è così. Adesso è così. Vabbè, tanto è un po' in calo il gioco, quindi. Sì, ricevi sempre tutto quello che vuoi, alla fine non fai un cazzo con Harry, vattene a fanculo. Allora, ho svingolato anche qualche giocatore ieri, ho fatto anche qualche abilità e posizione. Comprendiamoci un po' tutto, monete, allenamenti, abilità, posizioni, monete. Dai, un po' di tutto. Ba, 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 pam! 5.650 monete, punti, point, non so cosa ne farei. GP, cazzo e mazzo, vaffanculo a tua madre. E allora facciamo una cosa, ragazzi, io do paura di perderli, perché poi alla fine li perderò. Ah, tra scadono tra 30 giorni, chissà se c'è qualcosa, ma dubito che Konami metta qualcosa. Vabbè, perché non c'è niente, ragazzi, non so che fare, giocatori zero, divise, che cazzo me la prende a fare questa faccacata? Vabbè, allora. Monete, missioni, giocatori, andiamo qua, quello che a voi interessa di più. Pacchi, pacchetti, pacchettini, pacchettazzi del cazzo. Scadono il 10 luglio, perfetto, quindi 10 luglio, e questi quando escono? Fra 9 giorni, perfetto, quindi stiamo quasi a cavallo, ragazzi. Dovremmo farcela a conservarci le 5 stelle, perché se dici 10 luglio, almeno 2 li perdiamo, dai. Vediamo, li perdiamo, prenderemo delle cacate qua dentro, non so che cazzo prendere, raga. La Konami e la sua voglia di mettere ste minchiate.
Ah, poi ieri ho cambiato la maglia della squadra, poi vi faccio vedere cosa ho scelto. Allora, come vedete, raga, non stiamo girando nulla, non mi interessa nulla. Qua abbiamo girato quelle due gratis, che abbiamo preso le due, penso, due cacate, credo, giusto? Abbiamo preso un bustato, no, no, zero bustati, stanno tutti e qua, tutti e tre. Abbiamo preso sta cacata, che poi ho visto, questo può fare anche il terzino, ragazzi. E non è male come velocità, se devo crossare. Ci stavo pensando, raga. Però assistenza 74. Vabbè, poi vediamo. Ed ebrai. Poi, qua niente, questo è quel che è English League. Douglas Luiz, nuovo giocatore della Juve. Ma non mi ricordo se questo ce l'ho. Ce l'ho bustato, ma non. Vabbè, ciao raga. Non vi va neanche di continuare a vedere queste cacate, andate a fare il culo. Ok, vabbè, ciao. Vabbè, raga, 20, 20, 20 tazzi. Vediamo. Allora, io quelli contro come li ho fatti tutti, quindi oggi sarà qualcosa di nuovo, sì. Allora, c'è. Ah, questo l'hanno lasciato, ragazzi. Ho fatto anche questo. E questo è quello nuovo. Ok. No, uffa. Ok. Questo è continuo, me ne mancano due qua. E avremo tempo per farlo entro giovedì. Poi hanno messo questi due nuovi abilità. Le monete stanno, almeno le monete ce le guadagni, ce le andiamo a prendere. Che la bacchina da mammut. I dettagli non me li fai vedere, no? Ah, ecco, ho sbagliato io, scusate. Ho sbagliato io. Ok, altre 50 belle monete. E qui altre 50 monete, sicuramente. Ok, altre 100 monete. Abbiamo una settimana di tempo. Ah no, settimana di sto cazzo, questa devo fare entro oggi. Eh sì, entro mercoledì, dai. Non l'avevo visto ieri, l'avrei fatto. Beh, eccovi qua, raga. Ci saranno belle lettere sta settimana, secondo me, eh. Oh, raga, non vi nascondo, che queste quattro partite ho fatto. Dalle 16:45, un'ora abbiamo giocato, raga. Un'ora abbiamo fatto di visione, giusto il tempo che dovevamo andare a bambino. E poi vedi, dal 28 al 30, quindi non ho giocato né sabato, cioè tra venerdì e sabato, 48 ore non ho giocato, raga. Questa è l'ultima che forse ho fatto per i cazzi miei, non ho pubblicato. Comunque, un greco, 3-3, perdevo 3-0, ragazzi, la potevo pure vincere, non l'ho quittata, di solito le quitto. Turco, è un italiano che era abbastanza bravo, qui perdevo 2-0, ragazzi, non erro. Comunque. Raga, io non so se ho gli emblemi, come si fa a vedere gli emblemi? Come cazzo si fa a vedere, raga? Come si fa a vedere? Impostazione motion? Che è sta cosa? Impostazione motion, che cazzo è sta cosa? Adave! La madonna!
Vabbè, abbiamo avuto qualche emblema. Allora, torniamo dove eravamo. Siamo, diciamo, nonostante faccia schifo il gameplay, se sommiamo i pareggi e le sconfitte, pareggi e le vittorie, stiamo ben oltre le sconfitte, che sia chiaro, io faccio sempre questo conteggio, ragazzi. Quindi sono, facciamo 60, sono 84 partite non perse, 62 perse. Le sconfitte sono tante, ragazzi, avete ragione, però il gameplay fa schifo. Stiamo giocando così. Questa è la difesa, la panchina. Ho aggiunto, ragazzi, Bellingham al posto di Nedved. Mi sa che qua Baggio farà una buttata, raga, non riesco a utilizzare Bellingham, un buon sostituto di coso là. Ho portato quest'altro Ronaldo che è più veloce, statistiche ottime, ha giocato poco, in effetti non l'ho mai utilizzato. 8 gol in 20 partite, l'altro è scaduto di contratto con il Manchester United. Chi altro sto portando? Ah, Gilberto Silva, a posto di Rijkaard e Pofrag DC. E niente, raga, possiamo andare. Poi lunedì ci saranno nuove lettere, giovedì sicuramente vedremo cosa fare. Dai. Andiamo a fare i servizi. E si va a lavorare. Sperando che la bambina non gli accada nulla. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Supportatemi e sopportatemi soprattutto, perché questi 2 mesi avremo un po' andremo calando anche nel registrare, ragazzi. Stavo leggendo una notizia di Bisceglie, 13 arresti. Facci tu cazzo. E la Madonna. Allora, raga, ecco qua, sto giocando con la maglia del Portogallo, che dopo l'eliminazione dell'Italia sto tifando anche per il brava buon la Madonna Cristiano Ronaldo. Allora, dai, Koundé, fai la parte tua, mettiti qua, fai il bel terzino a destra, mettiamo il buon Gilberto Silva qui, pure questo sta bene. Baggio, ti diamo un'altra chance, ti metto P così non torni indietro. A questo abbiamo dato qualche altra abilità, tira 6, tira lì, lo facciamo giocare, dai. Qualche abilità. A Baggio non gli avevano dato le abilità, giusto? Raga, mi consigliate qualche abilità a Baggio? Allora, difensivo lui. No, difensivo Koundé, così non sale. Mettiamo contropiede Baggio. E contropiede, raga, io non riesco più a fare a meno del buon Shevchenko, raga. È il nuovo Rummenigge, raga. Ma mi sto divertendo con lui. Facciamo una media alta, raga, di gol e assist. Come? Vabbè, dai. A saltare, mettiamo. Vabbè, lasciamo così il mondo. Rigorista lui, destro. No, destro. Destro, lui. Sinistro, lui. Corta. Minchia, tutto lui. Lunga, lui. Lui gioca con. Vabbè, dai. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Tanto oramai c'è chi chiude il canale, cioè a chi gli bannano il canale, c'è chi porta puttanate a destra e a sinistra. Parla dei colleghi, sia Twitch che YouTube. Mamma mia, ragazzi. Pur di fare visualizzazioni, sparano minchiate proprio, tanto non giocano più. Sono stufi. Ho fatto fallo già. Madonna mia. Sono massacrato. Ragazzi, sto giocando senza aver riscaldato le mani. Luca, qui c'è un calciatore con cui hai avuto il privilegio di.
giocare. E così, Fabio, è proprio un privilegio. Si cresce tanto guardando professionisti del calibro di Pavel Nedved ogni giorno in allenamento. Ah, l'ho schillato l'emozione. Anche perché può calciare con entrambi i piedi, con la stessa potenza. Mentre non è mai, mi dà un'ansia. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Che giocata in dribbling. Neymar. No. Questo schifo. Divisione 2 io trovo ancora questi, raga. Cioè, come fanno? Non... Cioè, poi non sappiamo se sono divisione 1, questo è il problema. Non lo sappiamo, raga. Non lo so. Cioè, secondo te uno che mi schilla così non è da divisione... Guarda i passaggi che fa a me. Ditemi voi, perché non stanno qui? Perché becco io questi? Vabbè, si allunga per arrivare al pallone. Resta in piedi e se ne va, di forza. Gira. Questo è da quittare, basta. Non riesco a tenerlo. Non era Baggio la palla. La gioca in avanti con un filtrante. Griezmann. Nedved, miracolo di Kahn. Neymar. Vabbè. Fanno il dritto per dritto. Guarda, guarda. Vedi quanto è deficiente questo. Madò quanto mi sta sul cazzo sta avversario, raga. Mi sta sul cazzo proprio, quando fanno così mi sta sul cazzo proprio. Cioè mi viene voglia di cancellare proprio il gioco. Ma te che te frega giocare così? Ma no, è rispettoso proprio, è rispettoso. Vedi, gioca di spalle, gioca solo di spalle. Vedi? E questo è il gioco di merda di spalle, guardate. Avete visto? Questo intendo io, guardate. Sì, Fogurt, vabbè dai. Ho un registro e perde, è una cosa incredibile. Oh. Ah, vabbè, tanto, non voglio da spiegare alle persone come fai a essere concentrato a giocare e a registrare. Vabbè, ok, perfetto, diamo a lui le palle. Però raga, la sfiga è proprio... Madonna mia come mi accompagna, oh. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Mi sembra che abbiano deciso di adottare una disposizione in campo più accorta. Sono più bassi, più compatti. Voglio niente, raga, gioca solo di spalle, inutile. Una bella giocata nello spazio. Ora deve duellare con il portiere. Ma fa mocca a matto, Tramon ha vinto. Come dici buon Gianni Ciard, no, Renato Ciard, la canzone Trimone, che non la posso cantare, se no qua mi parte il copyright, come sempre. Si ricomincia da una situazione di parità. Quello non è fallo, là. Infatti, Trimone ha vinto. Vedete, gioca di spalle, vedete, sto figlio di puttana di dove cazzo è, non lo so. Ma come cazzo ti fai a trovare davanti? Togliti! Roberto Baggio, intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Palla a Rummenigge. Intervento difensivo molto solido qui. Nico, il quadrato, Nico, prendi il colmo, Nico, il quadrato! Con questo gol sono di nuovo in vantaggio. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere.
adesso la gara si fa interessante. Il Portogallo continua a essere in svantaggio e presto dovranno avviarsi verso gli spogliatoi. Ciao. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Il portiere la spedisce su. Ma da questo che fa? Mbappé, occhio può andare. Libera il compagno meravigliosamente. Qui cerca Salva Casillas. Rubenic. La difesa si fa trovare pronta. A viaggiare il pallone verticale. È stato un bel primo tempo. Entrambe le formazioni hanno contribuito allo spettacolo quest'oggi. I gol messi a segno testimoniano una partita godibile fino a questo momento. La gara è ancora aperta a qualsiasi risultato e in tutta probabilità non ha ancora finito di regalarci emozioni. 15 minuti di pausa, poi si riprende. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico. Nonostante giusto, marcheggiando in giro. La faccio tutto io, corso. Io non so che cazzo si fa, si spara, si accende una sigaretta, raga, boh. Va boh. Va buon. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Il Portogallo ancora. Guarda questo che sto a fare, raga, però dai, cioè, io gioco contro questi bambini. Però ci tengo una sfiga in guet, mamma mia. Tira. Ma io ho tirato di prima! Io ho tirato di. La situazione si era davvero complicata, sono riuscito a metterci una pezza. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Dopo lo scatto del compagno con un filtrante. Mamma mia, dai però, raga, così no, La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Inevitabile che andasse così, era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. La mette in mezzo, allontana. Solo a me non saltano, è una cosa incredibile. Messi. Subisce fallo. Perché? Calcio di punizione. Gira. Boh. Cioè che fallaccio gli ha fatto? Guarda quell'altro coglione che l'ha dato. Sì, questo che gli fa il centrale, Roberto Carlos. Vabbè, dai, ma come cazzo che quei piedi? Rummenigge. Il tempo scorre, sono ancora in svantaggio, vediamo come va a finire. Passaggio fantastico, a spazio per il tiro. Vabbè. Ma che fa Gilberto Silva? Raga, ma lo conoscete questo? Cioè, è un D1 sicuro. Io non l'ho visto poi l'avversario. Che cazzo ho fatto la cazzata, raga. Non ho visto chi era l'avversario, vabbè, dai. Davis si lancia sulla fascia sinistra. Niente, raga, non c'è scampo proprio contro questo. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Gli vanno il doppio. Ciao Nico. E questa volta loro ancora maggiore sicurezza. L'ha messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla. Guarda Fabio, come se ancora prima di colpire la palla avesse già in mente tutta l'azione. Gli vanno il doppio proprio, bravo e gli vanno il doppio. Non so che cazzo devo fare, vedi? Dai. Dai. Non si fermano più, ancora
matchmaking falliti di Konami, sono questi. Dai, ciao, vai a giocare con i tuoi simili, vai. .25 punti, raga, incredibile. Cioè, non si può neanche vedere chi cazzo è. Questo è il problema. .25 punti persi. Cioè, vabbè. Adesso sto vedendo. Terza divisione. Cioè, che è proprio... vabbè. Vabbò. Gli vanno il doppio. C'era il cazzo. Dove cazzo vado a quelli che gli vanno il doppio? Dove cazzo vado? Di nuovo. Baggio, te la do... No, no, che baggio. Vieni qua, vieni, Carlo. No, un altro. Dai. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, questa cosa del matchmaking grande deve sistemare, raga. Non mi piace il mezzo a faccia. Non mi piace, non mi sta piacendo proprio. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati. Ma dove cazzo gliela dai la palla? Mannaggia, chi te vedi. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita. Cristiano Ronaldo! Istinto e tecnico! Idem, terza, seconda, prima. Io voglio giocare con i miei. Seconda. Ti devi assistere. Vabbè, dai. Palla cucciuccia, nel team bianco e sapona con un giapponese de merda. Ma non era David la palla, era nettamente a David la palla. La Madonna. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Ma mi sta facendo fallo. Ricorderemo il 2022 per tanti. Mica come vibrava il joypad, raga, in una maniera incredibile. Guarda. Ovvio. Ce li ho fermi. Fai le esultanze. Fatela tutte. L'hai sprecata, è soltanto brava col fi. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Non è mai facile imbastire azioni del genere, ma palla filtrante e conclusione sembravano parte di un meccanismo. Ma perché fa questo? Raga, ma che cazzo? Già nei minuti iniziali. Madonna mia. La spazza via, evita guai. La palla è già tornata in loro possesso. Prova ad allargare. Brutta palla qui nella terra di nessuno. No, Madonna.
Se passava. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Ma non ha che sta solo. Eh no, più forte. Madonna, una volta si riusciva a fare questi passaggi. Quindi mi ha anticipato, non l'ho visto. Oh, è questo. Nebbe. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. La gioca in avanti con un filtrante. Ci mette una pezza. Ben fatto. Ma come cazzo fa a stare da solo quel terzino difensivo? Non ho sbagliato io qua. Ma no, col dito l'ha preso, non con la mano. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Ma era Carlo Enz. Ciao. Spazza via prontamente. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Decide di sfruttare la fascia. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha funzionato. La gioca in profondità. Cristiano Ronaldo prova la giocata di misura. È riuscito a passare. Calcio d'angolo per il Portogallo. Vabbè, il loro secondo corner del match. Salta e colpisce di testa. Sì. E hanno sfiorato il gol. Palla in avanti verso il compagno. L'azione la riconquista, perché la traccia in profondità. Spazza il pallone senza fronzoli. Raga, questi stop ridicoli. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Passaggio in avanti nello spazio. Occasione gol. Può andare. Ballino. Ce l'hanno fatta. Non poteva esserci un momento migliore. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Qui è stato bravissimo. Calcio di punizione del Portogallo. Ma chi ha detto di... Madonna, guarda questa, se va il vantaggio, guarda che fa. No, vabbè. Dunque, rimessa laterale. Durán. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E che cazzo. Goal, non sbaglia. Ed è la marcatura numero 10 per lui. Un gol da manuale nel calcio. Controllo e tiro perfetti. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Incredibile. Il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Sceglie di andare. No, ho sbagliato io. L'ho sbagliato io la gioia. Ma come cazzo si fa da una palla del genere? Ancora. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il Portogallo ha giocato la sua partita, anche se una gara in cui le rispettive difese non sembrano in grado di trovare contromisure. 2-2, fin qui davvero emozionante questo primo tempo. Ci sono state tante occasioni da gol e tanto spettacolo. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Ma tu guarda un po'. Ma guarda, non la prendo. Qui ha visto in anticipo lo sviluppo dell'azione. E dai, Nico, però pur tu, Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Palla a cercare la profondità. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso. No! Ho sbagliato io qua. Mannaggia a me, mannaggia, non l'avevo visto.
Array, tocca sbagliare l'impossibile, New. Array! Ciao, ho sbagliato qua. Guarda che confusione, raga. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Intercetta il pallone, ben fatto. La palla non è passata. È normale, raga. Cioè, guardate che Madonna mia. Madonna mia che confusione, raga. Decide di non rischiare. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare la situazione. Vabbè. Mannaggia la moe. Buono, siamo a meno in vantaggio. Non si può, Fabio, non si può sbagliare così. Bravi ragazzi, così di voi. E mette pausa di nuovo questo. Mamma mia che palle, oh. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Ha preso tutti i bustati, vatti a sciupare Van Dijk, scusami, eh. Ciao, ne. Substitution on the field. Number 21. Arriva il momento del primo cambio, serve rischiare un po' le carte. Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare il risultato è una grande impresa. Rendetevi conto di quello che cazzo sto vedendo adesso io, raga. Io non sono riuscito a prendere la palla, raga. Vabbè, vabbè, dai. Vabbè, incredibile, raga, è incredibile che gioco. È incredibile. Il gol subito non ha minimamente scalfito la loro fiducia e sono andati immediatamente a pareggiare. No. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Lo hanno lasciato troppo libero di. Ma che cazzo sto facendo? Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Hanno ritrovato la parità. Ma fa falschi risultati. Tramà. Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento, ma eseguiti alla perfezione in partita. Beh, innanzitutto non è facile e deve essere molto gratificante. E sono due. Oggi non si ferma più. Adesso conducono. Come dovrei uscire? Con la... E buttala! Dove cazzo è andato quello? Oh, terzino difensivo! Devi stare dietro! Niente. Sì, sarà su Guardiola, raga, perfetto. Assurdo, quello se ne va avanti.
Le devo dare a Marie. Tutti scattati, oh, incredibile. Sto selezionando Messi, raga, non me lo selezioni, incredibile, guarda. Ah. Che gol, Bellingham, ieri, raga. No, ma come cazzo tiri, David? Ma ieri ho fatto certi gol. Madonna mi se riusciva. Guarda questo solo. Palla Federico Chiesa. Occhio al tiro. Bella parata. Una parata che vale quanto un gol. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla. Tutti si preparano a saltare. Non ho altre soluzioni. Lui sta tutto avanti. Allontana il pallone. La riprendo immediatamente. Ci prova con un pallone profondo. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Come non è fatto? Hanno l'opportunità di andare in contropiede. Via. E riesce a spazzarla via. Fischia, pezzo di merda. Pigatilo in gol, tramao. Tu vada big in gol. Hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e l'hanno rimessa in piedi. Lo so scattato. È soltanto. Ma fa mocca a mano, va. 28 punti. No, sarà una merda, era. 28 punti, a me ne abbiamo guadagnati 3. Raga, cerco di fare un'altra, se riesco a registrarla, altrimenti. Matchmaking gli dico, ragazzi. Matchmaking gli dico. Lo vedete. Vabbè, dai. Vabbè. Pazienza. Quittiamo e andiamo tutti a casa. Grazie Konami, grazie. Vabbè. Chiamata. Voglio.
va bene, dai. E gioca però, dai, mi hai rotto già il coglione pure tu, eh. Porca troia, mamma mia santa, oh, mamma mia. Mamma mia, non... Vabbè, no. Io non dovrei trovare di uno, raga. Di uno top 1000. Ma dai, no. Vabbè, non portare contenuti, portiamo contenuti. Infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi. Oh, e tira! Io ho tirato! Vengano confermate. Siamo in uno degli stadi più caldi. Altro di più, questo è un altro che fa il di più, raga. Non è falso. Ma guarda. Prova a fare tutto da solo. Cerca la traccia. E vabbè che le devo perdere, però così no, cioè. Mi va bene tutto, ma così no, però Konami. Perché l'ha stoppata? Ma chi ti ha detto di stopparla? I classici gol che prendo io, raga. Cioè, questi... Vabbè, dai. Va bene. No, no, va bene, dai, non è niente. Non è niente, questi sono i classici gol che devo prendere io. Incredibile. Ok, bravo, questo è lui. Vabbè, ciao raga. Favorite sempre loro, dai. Vai Konami, bravo. Brava Konami. Dai, matchmaking, fammi il matchmaking pure col top 10 al mondo. Ma vattene a fanculo, vai. Ma vai a cacare, vai. Vai a cacare. Vai a cacare, pezza di merda. Sei una pezza di merda, sì. Sei una pezza di merda. Guarda, cioè, io devo trovare questi... Nulla a togliere contro di loro. Ok, ciao raga, vi voglio bene. Come ultimi 30 minuti. Profusi per liberarsi dagli avversari. Una vergogna. Tante emozioni, tanti momenti significativi. Nessun vincitore però alla fine di... Non riesco più a commentare queste partite. Veramente. Cioè, sto perdendo punti su punti con sti cadaveri. Incredibile.
Uno schifo. Uno schifo. Basta.